Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, il Covid non ha vinto, abbiamo vinto noi! Allora, davvero, sono proprio contenta, mi sento più giovane di 6 mesi, più o meno. Ok, allora, facciamo degli applausi personalizzati, dai, se li meritano. Allora, prima di tutti, Ginetta e Teresina. Vengano qua Sarabi Mufasa e la piccola figlia di Sarabi Mufasa. Si è appena svegliata. E poi una strana coppia, però in fondo si volevano bene, dai. Scar e Simba. E poi la dolce metà di Simba, Nala, con la sua amica Barbara. E poi quelle due che discutevano sempre, però lavoravano bene insieme, dai. Zazu e la dipendente. Che non auguro a nessuno, ma che ci ha fatto divertire un sacco, le tre Iene. E nella realtà sono tutte donne buonissime, bravissime, mamme di famiglia. Guardate cosa sono riuscita a trasformarsi, terribile, terribile. Poi, vabbè, Rafiche dice direttore, no? Fondamentale. Due migliori amici che Simba poteva trovare, però la prossima volta vestiti un po' più, Timone e Pumba. E poi abbiamo avuto la fortuna di avere degli artisti con noi, Luigi e Roy. Ma vogliamo parlare delle nostre ballerine? Ma ragazzi, vorrei sottolineare questa cosa. L'anno 21 tutte le signore che ci sono qua si devono iscrivere al corso di Zumba tenuto in Santa Cecilia da queste splendide signore. Detto? Ma senza Andrea e Lorenzo non avremmo fatto niente questa sera. Poi voglio ringraziare due persone. La mia amica Rosaria e la carissima, che spero sia qua, Antonella, che è sempre disponibilissima ad aprirci, a chiudere. Grazie Antonella. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto il discorso della parola bene comune? Allora, quello che vi dirò adesso vi sembrerà un po' che tira l'acqua al suo mulino, però no, è una cosa quasi seria. Allora, io ci ho tenuto molto ad avere nel nostro gruppo di teatro dei rappresentanti di tutta la nostra comunità pastorale. Santa Marcellina, Sacro Cuore, Santa Cecilia e la Certosa di Garegnano, bellissima. E il bene comune è quello che una vera comunità pastorale come la nostra cerca sempre di
raggiungere. Bene comune di tutte le situazioni che una parrocchia, che delle parrocchie si trovano a dover vivere quotidianamente, ai bisogni, alle necessità, le cose belle anche, le cose positive. Questo è il bene comune per noi. Per cui, là in fondo, c'è una bella cassettina. Se vi siete un po' divertiti e vi è stato bello per voi stare qua, lasciate qualcosa lì che servirà ad aiutare il bene comune delle nostre quattro parrocchie. Bravo Carla! Okay. Grazie! Grazie.